Sì, bene, buongiorno a tutti, sono D'Alessandro, sono un Senior Application Engineer in Engine Soft e oggi vi presenterò diciamo una metodologia in ANSYS appunto per calcolare la vita a fatica e il grado di affidabilità di componenti e sistemi elettronici e quindi come prevenire la rottura proprio a livello virtuale. Il tool che andremo a introdurre si chiama ANSYS Sherlock, che è una ultima acquisizione di ANSYS di quest'anno, che però diciamo, è già stato integrato nella piattaforma dei prodotti ANSYS. Quindi, di cosa stiamo parlando? Parliamo appunto di test di affidabilità, di test che ci consentono di capire qual è il grado di affidabilità e qual è la vita a fatica di componenti sistemi elettronici, che generalmente appunto viene effettuata in ambito di test. È chiaro che questo sistema, oltre a essere generalmente costoso, può essere anche molto time consuming, nel senso che mi accorgo sostanzialmente di problemi solamente una volta che ho assemblato il componente o il sistema elettronico, la scheda PCB. E quindi sono costretto tipicamente a fare una sorta di ciclo che appunto a valle del test mi costringe a tornare in fase di assemblaggio e quindi a ripetere un certo numero di volte questo test. La soluzione presente in ANSYS si chiama appunto ANSYS Sherlock, è un tool che si basa sulla Reliability Physics Analysis, di cui descriverò nel breve il significato, e che quindi ci consente di fare calcolo di affidabilità e calcolo di vita a fatica di componenti e sistemi elettronici a livello virtuale. Quindi in sostanza è una piattaforma di test virtuale appunto su componenti e sistemi elettronici, sia come vi dicevo poc'anzi, a livello di componente sia a livello di sistema. Qui vedete una lista di componenti che possono essere incluse all'interno del software. Tra l'altro, a valle di questa presentazione, illustrerò il software, farò vedere il software e farò un'analisi di vita a fatica delle solder joints. E quindi, diciamo, avrò anche modo di illustrarvi l'utilizzo di questo programma. Quindi, cosa si intende per Reliability Physics Analysis? Sostanzialmente, è un concetto che studia la fisica dei fenomeni meccanici, termici e chimici per valutare i meccanismi di degradazione di componenti e sistemi elettronici. Questo tipo di analisi è implementata nel software e quindi non è sostanzialmente quello che tipicamente viene fatto, diciamo, comunemente per garantire un certo grado di affidabilità, e cioè quello di affidarsi a formule empiriche, sostanzialmente quello di affidarsi a modus operandi di vario tipo, quello diciamo di copiare sostanzialmente quello che è stato già fatto, e quindi di affidarsi a design fatti nel passato per garantire un certo grado di affidabilità, e anche appunto al testing, che però chiaramente nel caso in cui ci siano dei problemi avviene troppo in ritardo e a dei costi troppo elevati. Quindi ho descritto nel breve cos'è Sherlock, vediamo come implementa questo tipo di analisi, questo tipo di simulazioni. Innanzitutto è un potente preprocessor per modelli ECAD, è agnostico da questo punto di vista, quindi può importare veramente qualsiasi tipo di modello ECAD, che viene tradotto all'interno del software in un modello geometrico, in una mesh, per fare le analisi strutturali, termostrutturali, che sostanzialmente sono necessarie per il calcolo di vita a fatica. Non genera solamente la geometria della mesh, ma anche assegna al modello le proprietà di materiali necessarie alle simulazioni strutturali e termostrutturali, alle analisi di vibrazioni e quindi all'analisi dinamica. Oltre a questo, ha chiaramente dei solutori per il calcolo FEM, ha dei solutori in ambito analitico, vedremo un attimino all'interno del software come posso scegliere il tipo di solutore da andare a utilizzare, e
ed è quindi a valle della simulazione un potente post-processor, cioè nel momento in cui calcolo le vibrazioni di un componente del sistema, nel momento in cui calcolo la deformazione di un componente di un sistema, è in grado di valutare qual è, associato a questo risultato, il grado di affidabilità e la vita a fatica di quel componente, di quel sistema. Tutta questa analisi può essere fatta all'interno di Sherlock. Sherlock può essere anche utilizzato semplicemente come pre-processor e post-processor, perché mi consente di esportare il modello e di leggere i risultati di altri simulatori in ambito strutturale e termostrutturale, quali ANSYS sicuramente, ma anche quali Abacus e Nastran. Quindi eventualmente lo Sherlock può essere utilizzato solamente come preprocessore e come postprocessore di analisi fatte in ambienti in cui l'eventuale tecnico che deve dare questi risultati si senta confidente. Il cuore di questo sistema è sicuramente la libreria di componenti presenti nel software. Una libreria di componenti che ci consente, quindi, una volta che entro con l'ECAD all'interno del software, di assegnare a quei componenti, di assegnare a quel sistema le proprietà termostrutturali necessarie per fare un certo tipo di analisi. Questa libreria è continuamente arricchita, è una libreria globale, quindi ogni utente di Sherlock può accedere a questa libreria, libreria che è continuamente aggiornata. ANSYS, e prima di lei la DFR Solution, cioè la casa software vendor di questo prodotto prima dell'acquisizione di ANSYS, garantisce che al momento dell'acquisizione del software all'interno della libreria ci siano i componenti presenti nei prodotti, diciamo, di chi sta progettando, di chi ha acquistato il software. Questo perché? Perché, diciamo, la DFR Solution, cioè la casa software vendor di questo software prima dell'acquisizione di ANSYS, era ed è in primis una software, diciamo, una compagnia che effettua test su componenti e sistemi elettronici, test di affidabilità su componenti e sistemi elettronici. Quindi questa libreria di componenti è sostanzialmente aggiornata da ANSYS oggi, proprio perché siamo in grado di effettuare questi test e di quindi validare questi componenti e di aggiungerli alla libreria dei componenti di ANSYS Sherlock. Questi sono alcuni dei risultati che possono essere quindi consultati a valle della simulazione. Quindi sono le TTF curve, cioè le time to failure curve, che sono date per l'intero sistema, per il singolo componente e a seconda del tipo di analisi che sono andato a effettuare. Quindi in sostanza io vado a implementare qui un certo grado di affidabilità richiesto, e posso quindi andare a valutare se quel sistema, quel componente, soddisfa questo grado di affidabilità oppure no. Questo lo posso fare attraverso queste curve, oppure lo vado a praticamente leggere sui singoli componenti presenti nella mia geometria. Quindi, riassumendo, ho la possibilità di importare una geometria ECAD. Ho la possibilità di applicare un certo ciclo di vita, è fondamentale chiaramente per poter poi fare il calcolo di grado di affidabilità e di, appunto, il calcolo di vita a fatica, e successivamente è possibile, appunto, andare a consultare questo grado di affidabilità per componente e per sistema. Quindi io ho la possibilità di importare certi cicli di lavoro, se essi cicli termici o cicli, chiamiamoli, strutturali. Ho anche la possibilità di importare delle mappe di temperatura o calcolate da altri software, oppure addirittura immagini di termocamere che posso importare nel software e che posso far utilizzare dal prodotto per fare l'analisi termostrutturale. Come vi dicevo, non è solo quindi questo Sherlock, è integrato sicuramente, sempre di più lo sarà, con il mondo ANSYS. Quindi eventualmente lo Sherlock può essere utilizzato come preprocessatore e come postprocessatore di tutti gli altri ambiti di simulazione di ANSYS. Quindi può essere utilizzato come preprocessatore per il calcolo, diciamo, di signal integrity di S-Wave, può essere utilizzato per il calcolo termico di ANSYS Icepak, e può essere utilizzato come preprocessatore per
per i solutori, diciamo, in ambito strutturale di ANSYS. Dopodiché, una volta che faccia l'analisi strutturale dinamica in ANSYS, posso leggere i risultati e fare l'analisi di affidabilità, l'analisi di fatica all'interno di Sherlock. Ecco, questo è dal punto di vista schematico quello che descrivevo poc'anzi. È chiaro che è fondamentale per un calcolo di vita-fatica poter assegnare un certo ciclo di lavoro, però appunto lo Sherlock può quindi affidarsi a altri solutori, anzi, ma ha dei solutori interni che ci consentono di fare analisi per il calcolo di vita-fatica all'interno dello strumento Sherlock. Quindi in quale, diciamo, stage, in quale parte del design del mio componente del sistema elettronico può essere utilizzato Sherlock? Fin dalle prime parti, fin dallo schematico. Quindi fin in qualche modo dalla scelta del tipo di componente e fin praticamente dalle scelte che devo fare di dove posizionare i miei componenti all'interno della scheda. Quindi diciamo è proprio un tool che mi segue durante la fase di sviluppo e mi consente di tenere in qualche modo sott'occhio, di valutare anche quello che è, a seguito del mio design, diciamo, il grado di affidabilità del sistema e del componente che sto andando a progettare. Un altro dei punti di forza di questo strumento è sicuramente la sua semplicità di utilizzo, che ne fa quindi uno strumento che può essere sicuramente dato in mano a esperti di simulazione di elementi finiti, ma che però può essere utilizzato anche da chi appunto è abituato più alla schematizzazione elettrica ed elettronica e quindi anche al progettista, diciamo, elettrico o elettronico. Ecco, vediamo alcuni esempi di come poter utilizzare questo strumento. Qui vediamo lo stack up che viene letto dal software di una certa geometria ECAD. Comunque adesso vi aprirò il software e la vedremo direttamente sul software. In questo caso, per esempio, abbiamo questo tipo di scheda e in qualche modo mi sto chiedendo dove andare a posizionare i SOC all'interno della scheda e come la scelta del posizionamento di questi componenti influisca sul calcolo della vita-fatica. In particolare, questa scheda deve soddisfare, deve in qualche modo poter sopravvivere, diciamo così, analisi di shock di 30 G per 50.000 volte. Quindi questo è il mio ciclo di vita-fatica che deve soddisfare questa scheda. Quindi, se io posizionassi appunto i miei componenti in questa zona, avrei questo tipo di spostamenti e avrei questo tipo di vita fatica. Quindi, in questo senso, questa configurazione non andrebbe a soddisfare i requisiti richiesti perché appunto avrebbe un grado di affidabilità inferiore del 20% per la durata di vita fatica di 10 anni. All'interno del software posso poi andare a spostare i vari componenti e vedere come a seguito dello spostamento di questi componenti varia appunto le curve time to failure. Posso poi all'interno del software aggiungere dei vincoli e vedere, quindi andare a fissare la scheda in maniera diversa e vedere come questo vada a influire sulla vita fatica. Posso anche poi andare a aggiungere per esempio degli underfill su particolari componenti e anche questo mi andare a valutare, diciamo, come varia la vita fatica del componente e del sistema. È in sostanza lo Sherlock una piattaforma di test virtuale che veramente mi aiuta a capire qual è il design di ottimo, diciamo così, tale da garantirmi il grado di affidabilità richiesto. Posso cambiare la forma dei pad, per esempio, posso vedere se cambio il package, posso vedere se cambio il materiale dei laminati, cosa appunto succede alla vita fatica, al grado di affidabilità del componente o del sistema. Quindi ho veramente, una volta che importo il design di ECAD, la possibilità di valutare come l'affidabilità del componente del sistema cambi e quindi come possa poi impostare, decidere che tipo di componenti, che tipo di design in qualche modo mandare in produzione. Anche una volta che abbia definito il layout finale della scheda, la possibilità di valutare specifiche feature come le microvias e quindi in relazione a questo come l'implementazione di feature anche di
di dettaglio come queste incidano sulle performance del sistema. Un altro esempio è invece in relazione al tipo di enclosure, quindi in questo caso andrei a valutare un enclosure in alluminio o in plastica e come la vita a fatica venga in qualche modo messa alla prova da un ciclo termico che va dai meno 40 ai 125 gradi centigradi. In questo caso, qui vediamo il plot di Strain, quindi deformazioni, vedrei che chiaramente l'enclosure in plastica in qualche modo sarebbe più affidabile in qualche modo dell'enclosure in alluminio. Quindi ho la possibilità sia in fase di pre-design che in fase poi di layout finale di decidere alcuni parametri tali da in qualche modo garantirmi l'affidabilità del sistema e del componente. Chiaramente, diciamo, potrei qui illustrare tutta una serie di in qualche modo di dichiarazione, di storia di successo, diciamo il software dove implementato garantisce un risparmio di tempi e di costi nella messa in produzione della mia scheda, del mio sistema elettronico. Ecco, in sintesi, quindi diciamo, è un potente pre-processing, è una piattaforma virtuale per la valutazione della vita a fatica e del grado di affidabilità di componenti e sistemi elettronici. Visto questo, direi di vedere il software velocemente su una piccola, quindi vedere come, diciamo, facilmente io possa implementare i concetti che ho espresso. Questo è lo Sherlock. Qui vediamo alcuni progetti su cui sto lavorando. Ecco, tipicamente quello che può essere fatto è aprire il software importando un ECAD. E uno chiaramente dei formati ECAD più comuni è l'ODB++, quindi io posso cliccare, diciamo qui, andare a prendere in qualche modo l'ECAD, quindi l'ODB++ di riferimento, dare un nome al progetto, chiamiamolo Webinar. Qui potrei eventualmente fare riferimento a un altro progetto, quindi posso sostanzialmente creare un assieme, se avessi definito il nome di questo assieme, fare lo scan dell'archivio, ecco ok, lui sostanzialmente mi fa vedere quali sono i componenti che trovo in questo archivio e importare l'archivio stesso. Quindi quello che sta facendo adesso il software è sostanzialmente venire a fare lo scan di questo archivio, quindi qui dove vedete questo orologio significa che sta ancora processando, e andare a vedere, quindi lui fa lo scan di questo archivio e quindi mi propone, mi fa vedere qual è l'ECAD, diciamo, che sto andando a visualizzare. Nel caso particolare è una scheda, diciamo, di una pompa idraulica alimentata da un motore diesel, su cui vorrò fare vita, grado affidabilità delle solder, che vi mostrerò successivamente, a seguito di, diciamo, il funzionamento, quindi delle vibrazioni, in qualche modo assegnate alla scheda dovuta al funzionamento della pompa idraulica. Quindi vediamo che tipo di modello ha sostanzialmente letto lo Sherlock partendo dall'ECAD. Quindi questo è sostanzialmente, come vedete, vengono letti i vari layers, in questo caso di rame. E qui vediamo i componenti bottom, quindi questi sono quelli inferiori, quelli sono quelli inferiori. Quindi diciamo lui fa una lettura accurata di tutti i particolari presenti nel mio ECAD. Quindi, e vediamo in particolare come, ecco, mi definisca, quindi vado a leggere lo stack up. Ecco, già a questo livello vedete che in relazione allo stack up che viene letto e in relazione alla percentuale di rame che viene letta, quindi qui per esempio vediamo il primo layer, e chiaramente vediamo che sul primo layer abbiamo una quantità di rame, questa verde, inferiore, quindi del 15% rispetto al secondo layer, dove invece abbiamo una percentuale di rame quasi del 100%. È chiaro che a seconda appunto delle percentuali di rame e quindi anche della resina che in qualche modo viene letta su quel layer, vengano automaticamente definite le proprietà meccaniche, le proprietà termiche che mi serviranno per fare l'analisi termomeccanica. Quindi a questo livello la libreria viene letta appunto per assegnare ai differenti layer delle certe proprietà meccaniche, delle certe proprietà termomeccaniche che mi serviranno per le successive analisi
dinamiche. Analisi che vedete qui riportate. Successivamente assegna anche dei materiali a laminati. Posso, come utente, modificare il materiale laminato se questo in qualche modo sia diverso da quello definito automaticamente dal software. Quindi non fa solo questo, lo Sherlock va anche a leggere i componenti, quindi un BOM presente sull'ECAD, e per ogni componente lui va a leggere le proprietà presenti sull'ECAD e quelle non presenti ma che ritiene importanti per le analisi, in qualche modo le assegna di default. Posso fare di più, vi parlavo di questa libreria di componenti, posso cioè andare a leggere questa libreria e associare, quindi io a questo momento ho la libreria che ho installato con il software, Update Parlist, e lui associa le parti che ha letto sull'ECAD alle stesse parti presenti sulla libreria e quindi va a caratterizzare queste parti in maniera più accurata. Quindi automaticamente io mi ritrovo sostanzialmente, ecco, andiamo sul C4, una lista di componenti definite come dimensioni e definite come proprietà termostrutturali per poter poi fare le analisi richieste. Ecco, quindi una volta che ho sostanzialmente importato l'ECAD e una volta che ho attribuito appunto i materiali, posso velocemente andare a creare il modello FEM, quindi una mesh. Okay, quindi posso selezionare una delle analisi presenti qui nel menu di analysis e generare un 3D model. Quindi questa operazione mi consente di, in base ai criteri di mesh che ho impostato, che sono definibili dall'utente. In questo caso ho impostato una mesh molto coarse, diciamo, in modo tale da poter velocizzare questa fase dell'analisi. Quindi veramente in pochi minuti io passo da un ECAD, quindi da una lista di componenti, da un'attribuzione di materiali di questi componenti, a una mesh con delle proprietà termomeccaniche associate a questa mesh. Quindi questa fase è veramente una fase che nel software viene fatta molto velocemente e che appunto mi consente di poter poi proseguire sulle successive analisi termostrutturali. Ecco, è importante anche notare, cosa non ho fatto, che a livello qui dell'ECAD ho la possibilità eventualmente di modificare i componenti, quindi spostare i componenti, aggiungere dei componenti piuttosto che dei package, aggiungere dei vincoli sulla geometria. Quindi posso fare quegli esperimenti che vi facevo vedere poc'anzi. Quindi sostanzialmente non ho solamente la possibilità di importare una geometria, un ECAD, ma poi la possibilità di modificarla proprio per fare quei test che senza questo software dovrei fare nel caso, appunto, realmente, se il test di vita a fatica non andasse a buon fine. Quindi ho ottenuto questa mesh, diciamo, direi potrei anche ottenere una mesh migliore, ho fatto una mesh course proprio per velocizzare questa parte. Ho anche la possibilità, e questo lo mostro soprattutto diciamo, a giovamento degli utenti ANSYS, di esportare un modello FEM per ANSYS. Quindi nel momento in cui io, ecco, clicco su Export, lui automaticamente mi entra in ambiente ANSYS Workbench, mi crea la geometria per Workbench, mi assegna i materiali, quindi mi crea un modello di pre-processing da utilizzare con oscillatori termostrutturali di ANSYS. Ora lasciamo in background andare questa parte, quindi eventualmente io potrei utilizzare questo pre-processing, andare in ANSYS, fare lì le mie analisi e poi prendere i risultati, tornare in Sherlock e fare poi la valutazione di vita a fatica. Quindi lasciamo andare questo in background. Quindi, una volta quindi definito il modello, ho la possibilità di importare dei cicli di vita. Posso aggiungerne io, chiaramente posso definirli. Diciamo, a mo' di esempio, ho la possibilità di importare
un ciclo di vita a fatica che ho salvato per questa demo. Il formato file è essenzialmente lo stesso formato file che daremo in pasto a una tavola vibrante, quindi è di facile utilizzo e di facile ripetibilità. E come vedete, in questo caso, no, il ciclo di vita di questa scheda non guarda solamente, non guarda solamente a sostanzialmente, non si riesco a spostare, vabbè. Quindi solamente la parte di operatività della scheda, ma ad esempio va a illustrare qual è la fase di trasporto della scheda. Quindi in questo caso abbiamo definito un certo trasporto, e quindi a cui fa riferimento, questo è un tipico profilo di analisi di random vibration, no? E anche per il trasporto un certo tipo di, diciamo così, ciclo termico. Vengo poi a definire un certo grado di ciclo termico durante il funzionamento di questa scheda. Quindi, vediamo qui, quindi sostanzialmente ho definito un ciclo termico giornaliero, quindi ogni giorno in qualche modo ho quel ciclo termico e ne fa un'analisi per 100 giorni. Ora qui intanto mi sta prendendo ansia, ma lo vedremo successivamente. Poi ho, in qualche modo, durante appunto il funzionamento, ho sì anche in questo caso un ciclo termico durante il funzionamento della scheda, quindi della pompa, quindi la scheda che subisce questi cicli perché sostanzialmente è vicina a questa pompa. Ed ho poi un funzionamento, questo è un profilo di un'analisi armonica, che ho qui importato, ma che potrei o definire all'interno del software oppure venire a modificare all'interno del software stesso. Così come ho, ecco, un'analisi di shock, quindi un profilo di analisi di shock che è invece lo start della pompa. Anche questo, diciamo, definisco una durata di 10 millisecondi e sostanzialmente definisco che ogni ora ho questo, diciamo, ho questo input sulla scheda. Successivamente, in questo caso, ho anche definito un'altra analisi, diciamo, un'altra shock analysis che vengo a fare appunto anche in questo caso chiaramente saltuariamente, ma è nel momento in cui vado a cambiare il filtro della pompa. Quindi tutti questi in qualche modo cicli di vita che io ho qui importato avrei potuto definirli qui dentro e possono essere utilizzati tutti o qualcuno di questi per fare poi il calcolo di vita fatica di questa pompa. Quindi andiamo adesso a fare una dei, in qualche modo, delle analisi più utilizzate all'interno di questo software, che è il calcolo, diciamo, della vita a fatica delle sonde, che sono, come sappiamo, particolarmente sollecitate perché a seguito soprattutto di cicli termici, la deformazione termica delle solde, dei componenti ad esse attaccati, crea degli stress e quindi crea delle problematiche di affidabilità di questi componenti. Io ho la possibilità di sostanzialmente quindi fare l'analisi di questa parte. Vengo a scegliere quale ciclo di vita voglio utilizzare. In questo caso quindi mi limiterò solamente a fare il ciclo di vita del funzionamento della pompa. Posso scegliere il tipo di materiale per le solder e quindi faccio save e run. Basandosi questa analisi su delle formulazioni analitiche all'interno di Sherlock, è un'analisi che va rapidamente in soluzione. Quindi qui vengo a vedere i view result, quindi ha già fatto l'analisi. Quindi qui vediamo sostanzialmente la scorecard di questa analisi. In particolare avevo definito come target una vita di 4 anni e nei 4 anni avere una probabilità di failure del 3%. Andiamo a vedere. Ecco, quello che si vede è che su questo modello, per come è vincolato, per le modalità presenti, per come ho sistemato i componenti, come vedete ho un grado di vita a fatica che è inferiore a quanto in qualche modo sarebbe stabilito. Quindi questo lo posso vedere sia a livello appunto globale, ma come vedete lo posso vedere anche componente per componente. Quindi qui vediamo sostanzialmente un elenco di tutti i componenti e vediamo che qualcuno di questi componenti purtroppo non soddisfa l'affidabilità richiesta, qualcun altro invece è pienamente soddisfa questa affidabilità. Nella table vediamo tutti i componenti che avevo sostanzialmente
che avevo qui, che avevo definito, che erano stati letti dal Failecad e che appunto erano stati caratterizzati grazie alla libreria presente nel software, vediamo appunto che parte di questi componenti non soddisfa il grado di affidabilità richiesto, parte invece ne soddisfa. Per ogni componente posso poi andare a vedere del singolo componente qual è la previsione di vita a fatica. Quindi in questo caso non sarei in qualche modo sopra il 3% di probabilità di fail nei 4 anni, mentre se vengo a prendere chiaramente un componente qui segnato in verde, di la prediction, in questo caso sarei ampiamente sopra, diciamo, sarebbe ampiamente soddisfatto il grado di affidabilità. Ecco, quindi io posso fotografare lo status quo, ma posso poi tornare appunto all'interno del software e fare quegli esperimenti, quindi valutare in funzione del cambiamento di alcuni parametri come varia la vita a fatica di questa scheda. Quindi in particolare potrei in prima battuta cambiare il materiale dei laminati, quindi seleziono tutti i laminati. E ammettiamo di avere qualche soldo in più in tasca e qualche modo di selezionare un laminato migliore dal punto di vista strutturale, quindi scelgo come tipo di materiale Aisla, quindi sempre un FR4 e vengo a scegliere questo livello, diciamo, di caratteristica di questi laminati. Quindi save. Adesso io posso tornare sulle solder fatigue, edit properties, e rilanciare questa analisi mantenendo, diciamo, il ciclo di vita che avevo selezionato precedentemente. Quindi in questo caso verrà selezionato il ciclo termico presente nella categoria pumping, che era quella che faceva riferimento al funzionamento della pompa. Quindi save and run, in questo momento lui sta analizzando e quindi possiamo andare a valutare adesso, ecco, view result, la differenza. Quindi già vediamo da questa immagine che diciamo, sono aumentati in qualche modo i componenti verdi e quindi quelli che sostanzialmente garantiscono la fidabilità richiesta, però ancora sostanzialmente ho dei componenti che nei 4 anni non hanno il grado di affidabilità richiesto e in particolare, ecco, vediamo anche da questo grafico come il numero dei componenti appunto che sopravvive, diciamo, o perlomeno ha una percentuale di rottura inferiore al 3% nei 4 anni, sia la grandissima parte. È chiaro che questo è un esempio, come vi dicevo, io adesso potrei rientrare qui e, appunto, come vi dicevo, togliere dei supporti, aggiungere dei vincoli, eccetera, eccetera. È chiaro che in questa fase stiamo analizzando un modello. Quindi un grado di dettaglio che per esempio non mi fa vedere le tracce. All'interno di Sherlock posso considerare queste tracce, se definite, e le posso considerare sia a livello di trace mapping, cioè assegnare quindi agli elementi che occupano in qualche modo la posizione delle tracce il materiale copper, ma posso poi anche a un livello di dettaglio molto grande definirle geometricamente, quindi trovarmi poi nel modello FEM le geometrie relative alle singole tracce. Ecco, per finire vi posso anche poi effettuare un'analisi appunto FEM, in questo caso un'analisi modale, quindi posso quindi run analysis task anche in questo caso. Anche qui mantengo, diciamo, il default, potrei venire a quindi modificare il tipo di mesh, quindi farla più fine. In questo caso ho messo elementi del primo ordine per velocizzare l'analisi. In questo caso l'analisi è un'analisi FEM, quindi chiaramente durerà di più di quella precedente e mi farà vedere poi in output quali sono i modi di vibra di questa scheda, che comunque potranno essere, è un output in qualche modo utile per valutare come vibrerà questa scheda e quindi, quindi eventualmente valutare se in qualche modo fissare in maniera diversa questa scheda. Ecco, mentre l'analisi modale sta andando in soluzione, vi faccio vedere come all'interno di ANSYS, quindi questo è il modello che ho creato precedentemente,
Quindi, diciamo, l'integrazione Sherlock Ansys mi consente di avere nel Mechanical la scheda definita, importata come ECA dall'interno di Sherlock, e come di questa scheda siano presenti le varie parti e come abbia poi portato dentro il Mechanical i vari materiali. Quindi, sostanzialmente, ho un modello che può essere utilizzato in Ansys per fare quelle analisi, quindi, che sono analisi appunto di termostrutturali, analisi shock, quindi analisi transient, analisi armoniche, quindi analisi in frequenza, oppure analisi di random vibration, i cui risultati possono essere poi esportati in Sherlock per calcolare le curve che vedevamo precedentemente. Quindi qui all'interno di WorkBench, come sapete, posso poi prendere i vari sistemi di analisi di interesse e in questo modo, no, poter sostanzialmente venire a utilizzare quel modello come modello per analisi appunto di dettaglio da poter fare in ANSYS. Questo posso farlo in ANSYS, ma non ho, questo è bene precisarlo, non ho bisogno di ANSYS per fare le analisi che vi facevo vedere precedentemente, perché all'interno di Sherlock ho dei soluttori affidabili per fare le analisi che vedevamo precedentemente. Ecco, l'analisi modale all'interno di Sherlock è finita, View 3D Result, quindi già all'interno di Sherlock posso andare a vedere con questa analisi, quali sono i modi di vibrare e quali sono le frequenze proprie di questo modello. Quindi, in sostanza, io, come avete visto, nei 20 minuti che vi ho rubato per fare questa demo, sono passato da un ODB++, sono passato a un modello FEM con dei materiali definiti grazie alla libreria presente nel software, e ho fatto un'analisi modale, che quindi mi dice in relazione alle frequenze proprio del modello. Io ho chiesto solo 6 frequenze, chiaramente potevo chiederne di più. Qual è appunto, quali sono i modi di vibrare di questa scheda? E poi abbiamo fatto un'analisi, una solder fatigue analysis, che mi ha fatto vedere quali fossero i componenti soggetti a rottura per il ciclo di vita in qualche modo implementato. Ecco, questo diciamo è la conclusione dello webinar. Spero che sia stato di vostro interesse quanto abbiamo visto. Direi che in generale non esiste un software competitor a questo, quindi è veramente un prodotto unico sul mercato ed è unico perché diciamo, ha un motore. Soprattutto perché ha un motore di esportazione delle geometrie FEM partendo da ECAD veramente veloce, e perché ho una libreria di componenti veramente vastissima che mi consente di poter avere quel modello pronto ad essere analizzato per il calcolo di vita e fatica.